metodologia didattica elaborata da Cantabile prosegue la lezione di due grandi maestri, Zoltán Kodály e, nell'ambito italiano, Roberto Goitre. All'interno dei siti musicacivica.org e musicapercrescere.it si possono trovare molti materiali prodotti da Cantabile che si basano sulla lettura relativa, il prezioso sistema per l'alfabetizzazione musicale comune alle metodologie di Kodály e Goitre. I due maestri si accostavano al canto infantile in una prospettiva strettamente connessa al recupero della musica tradizionale e popolare. Da un lato la ricerca etnomusicologica, dall'altro la questione del canto dei bambini nei suoi risvolti non solo didattici, ma più in generale sociali ed educativi. In entrambi i casi, sia per il canto popolare che per il canto infantile, è centrale l'idea di oralità musicale, o in altre parole, della trasmissione e rielaborazione di un patrimonio espressivo. Le melodie che il bambino ascolta all'interno della propria famiglia fanno parte della sua biblioteca sonora. Sono le sue prime esperienze musicali acustiche, qualcosa di ben precedente e anche più profondo, dello studio di uno strumento o del solfeggio. Nella sua metodologia didattica, Kodály prendeva in considerazione il repertorio etnomusicale magiaro. Successivamente Roberto Goitre, che conosceva a fondo il metodo Kodály, aveva allargato lo sguardo ai canti regionali italiani. Oggi, nel contesto multiculturale in cui ci troviamo, siamo chiamati ad ampliare la visuale, a pensare cioè il canto infantile come qualcosa di composito e internazionale, allo stesso modo in cui il concetto di musica popolare si è molto allargato.